Buongiorno bambini, bentornati con noi. Oggi leggeremo un nuovo libro, Ti voglio bene anche se. Mini Brontola si sente piantagrane e prepotente. Getta i giochi, rompe e abbatte, grida, strilla, scuote e sbatte, picchia, spacca, sfascia, scassa, sbraita, strepita, fracassa. Finché Maxi entra e chiede: oh bebacco, che succede? Sono un mini piantagrane e nessuno mi vuole bene. Dice Maxi: mini mio, ma con te ci sono io e lo sai ti voglio bene, anche se sei un piantagrane. Chiede mini: anche se fossi un orsetto sbranaossi, mi vorresti ancora bene e staremmo ancora insieme? Dice Maxi: certamente, tra di noi non cambia niente. Che tu sia un orsetto o no, io per sempre ti amerò. E se fossi un grande insetto, mi daresti ancora affetto? Dice Maxi: certamente, tra di noi non cambia niente. Che tu sia un insetto o no, io per sempre ti amerò. Ride Mini più tranquillo. E se fossi un coccodrillo? Nel mio abbraccio forte e stretto ti terrei andando a letto. Coccodrillo oppure no, io per sempre ti amerò. Ma l'amore si consuma? Se si scolla si riattacca? Se si rompe e se si strappa, poi si aggiusta e si riattoppa? Dice Maxi: non lo so, quel che penso io però è che per sempre ti amerò. E se finisco io e se finisci tu? Allora anche l'amore non ci sarà più, oppure lui resisterà. L'amore sempre esiste. Maxi prende Mini tra il caldo delle braccia e sulla notte immensa stringendolo si affaccia. Guarda come brillano le stelle nella notte, benché molte di loro da tempo siano morte. Finché le stelle splendono nel cielo buio e nero, l'amore sarà vivo. Per sempre e per davvero. Ecco bimbi, una storia molto tenera. Spero vi sia piaciuta. Alla prossima!